Da un lato è indagato dall'antimafia con accuse pesantissime, dall'altro nel Merino con ripetuti attentati nella sua casa alle porte di Vib e contro l'auto della figlia. L'imprenditore metalmeccanico Antonino Castagna non è più un sorvegliato speciale dal luglio del 2016 e accetta di raccontarci della sua nuova condizione di bersaglio che la notte scorsa si è riproposta. Abbiamo avvisato subito i carabinieri, i quali sono intervenuti immediatamente e hanno eh, riscontrato che all'interno del giardino c'erano delle buche dove e appunto avevano, avevano fatto scoppiare degli ordini. Indagano i carabinieri sulla misteriosa escalation arrivata proprio mentre il gruppo Castagna, quattro aziende operative in Calabria e in Albania, esce indenne dalle aule di giustizia. Posso dire con orgoglio ne sono uscito fuori pulito, anche ho ottenuto l'ultima sentenza di 3-4 giorni fa. Il risarcimento. Accusato di essere un appendice imprenditoriale del clan Mancuso, ma assolto nel processo Black Money, Castagna prosegue l'attività delle imprese che danno lavoro a 180 addetti. Dello stato che l'ha indagato e degli attentatori che lo rimettono da vittime nelle mani dei carabinieri, pensa così. Essere nel merino della giustizia è comunque un danno, ma c'è sempre, sapendo di essere pulito, c'è sempre la speranza, mentre invece l'antistato, l'antistato non so da dove arriva. Imprenditore che prova a rimettersi in carreggiata, Castagna opera in una zona attenzionata come non mai dagli investigatori. In Calabria c'è una tassa ambientale che bisogna pagare alla criminalità organizzata. Da quando ho l'azienda io non ho mai pagato tasse, se avessi pagato tasse non mi troverei qui. Agostino Pantano per la CNews 24.